cos'è che come scuola noi possiamo offrire? E ci sono diversi elementi che sono importantissimi. E come diceva Nick, che non è una questione di sapere adesso se era un conflitto di territorio, non territorio, se era quello. C'è una persona che ha una sintomatologia, c'è una persona che ha una difficoltà, che normalmente ha anche ricevuto già delle condanne a morte. Tipo sei terminale, tipo c'è un tumore che ti mangia da tutte le parti, c'è le metastasi, per cui abbiamo una situazione dove c'è una persona con una situazione drammatica interna totale, in più con dei sintomi da controbilanciare o da gestire, e su questo normalmente viene dato delle teorie, no? Su quello che poteva essere l'origine. Che non è che sono sbagliate, ma che sono inadeguate nel rispetto proprio di quello che è l'urgenza. Per cui la visione integrale della persona è chiaro che noi in medicina, in psicologia, in psichiatria, come poi spiegherà anche Monique oggi pomeriggio e altri, vedrete, noi il fatto di non andare avanti, considerando, come diceva appunto la dottoressa Serafini prima, andando avanti pensando a una persona a pezzettini, naturalmente non ci permette di avere una visione d'insieme di questa persona e neanche di comprendere l'origine di quello che sta anche succedendo in questo momento. Per cui questa conoscenza globale di tutti i livelli, che sono quelli dell'impatto emotivo, area cerebrale, le risposte organiche, sia in fase attiva, in soluzione, il fatto che noi continuiamo a recidivare, a fare sempre le stesse cose, perché come dicevamo, questo è un esempio che prendo da lui, se c'è un scoiattolino che è molto territoriale, il maschio scoiattolo, e no, arriva un altro maschio scoiattolo e lui comincia a ci, per farlo andare via, se non va via, va e lo morde. Se adesso lui lo morde abbastanza forte, quell'altro scappa e la cosa è finita. Quindi ha fatto un'attivazione e una soluzione. Se quell'altro lo morde di più, allora scappa lui, si trova in altro territorio, è buona. Noi invece cosa facciamo? Torniamo indietro tutti i giorni dal stesso datore di lavoro, la stessa moglie, stesso marito, stessa suocera, stessa, no? Ecco, a litigare. Per cui noi che siamo umani e evoluti, ecco, andiamo naturalmente a recidivare. Io devo poter vedere tutto questo insieme della persona e quindi avere una visione integrale. Adesso abbiamo un altro fatto, adesso poi vi faccio un po' nel dettaglio, la valutazione reale dell'urgenza oggettiva. Vedremo un attimino che questa è la prima cosa, cioè prima di tutto devo sapere ma di che stiamo parlando. Signori, ma di che stiamo parlando? E quando c'è un qualsiasi diagnosi, una qualsiasi angoscia, cosa sono gli elementi reali? Come faccio a morire a breve termine con quello che ho. In più, il fatto, come diceva anche Nick prima, tante persone che conoscendo le leggi biologiche, che sono una figata, che adesso il conflitto ti fa ammalare, prima avevamo paura della malattia, poi dopo abbiamo paura del conflitto che ti fa ammalare, poi quando cominci a conoscere sai che i sintomi sono in soluzione e quindi hai paura di risolvere i conflitti sempre, no? Perché se no stai male e poi sai che metà della soluzione c'è la terribile crisi piretoide, lì ci sbacchetti con l'infarto, no? E se poi sopravvivi e se comunque sei ancora malato è colpa tua perché non riesci a uscire dal loop. Ok, grazie. No? Per cui, e in più queste persone si sono messe quindi a tuttologo, no? Conoscendo molto poco di anatomia, fisiologia, dell'intervento possibile, delle possibilità proprio di intervento e gli strumenti reali. Per cui è diventata una cacofonia di voci che si alzano a, come diceva Nick, contro la medicina, no? E questo non vuol dire che io sia d'accordo su una, no? Una pratica che si basa sulle probabilità. Però voglio dire, non è questione di andare contro, ma è questione di riprendersi in mano e cominciare a vedere esattamente dove stiamo. Ma
rispettando ognuno il nostro posto. È chiaro che un po' faremo sempre un po' di più di quello che, no? Perché sennò non cresceremmo, però dobbiamo essere coscienti quando, no, andiamo a sorpassare le nostre, il nostro ambito di competenza, perché è lì che appunto succede che poi noi con frasi, con parole, possiamo fare grossi danni, proprio perché la persona ha bisogno di noi e in quel momento è molto ricettiva a tutte le nuove credenze, di speranze, eccetera, che poi se vengono sconfessate è la fine. Per cui noi abbiamo una responsabilità molto grande. E per cui dovremo avere strumenti per gestire la urgenza soggettiva. E quando conosciamo la corrispondenza tra l'emozione e quello che succede nel corpo, io so che la mia urgenza soggettiva sarà quella che mi fa attivare nuovi processi oppure riattivare, cioè recidive di processi in corso costantemente. Per cui i quadri clinici si peggiorano grandemente, non grazie a tanto al fatto iniziale, ma magari a tutta l'aspettativa che viene dopo. Okay. E quindi l'intervento con le scienze biologiche è l'intento proprio di adoperare tutti gli strumenti che mi permettono di aiutare quella singola persona che sono a disposizione e che servono per questa singola persona. No? Chiaramente il mio strumento di valutazione di quello che sta succedendo sono esattamente le leggi biologiche. No? E per questo è valso anche nel mondo, appunto, Facebook è un mondo, diciamo, di anarchia in tutti i sensi, dove ognuno si mette a paladino di, no? Di che lui è quello che segue Hammer, che fa quello che dice Hammer, invece il Pfister fa un'altra cosa. No, purtroppo queste leggi biologiche io pretendo da me e da tutti chi sta lavorando con queste devono essere conosciute in maniera millimetrica. Ma l'intervento che io faccio poi con la persona deve essere assolutamente tarato sulla persona che sta di fronte. Altrimenti facciamo danni enormi e siamo anche colpevoli veramente di, no, di manco di etica e magari anche di portare una persona in un disastro. E quindi alla fine c'è poi il reale beneficio, che è quello che diceva anche Natale stamattina, no? Che in effetti è quando la persona cresce, quando la persona prende coscienza, quando la persona ha potuto trovare se stessa e quindi nuove strategie per stare bene. E questo è al di là della soluzione del sintomo. Ecco, quindi la visione integrale ha alcuni punti, no? Che è chiaro che, come dicevo, parto da uno strumento di precisione, di valutazione. Per apprendere questo strumento non basta la tabella, non basta qualche libro, ci vuole proprio una conoscenza approfondita e vi posso assicurare che io ho fatto la prima conferenza 20 anni fa, appunto grazie all'organizzazione di Nadia, che abbiamo organizzato questo primo incontro dove io dicevo quello che diceva Hammer, no? Ed era a Torino nel 2018, in gennaio, e quindi io da lì avanti ho capito sempre di più quanto era necessario, avevo tutte queste persone al corso che erano tutte contente, entusiaste, che facevano sì sì con la testa, e che però non avevano integrato la base. Ecco perché ho escogitato questo sistema terribile tedesco, ereditato da lui, di fare questi quiz, questi test, no? Che la persona deve apprendere. E tante persone si sono un po' fermate, e diciamo in Europa meno, in America Latina è ancora tutta una cosa culturale ancora peggiore, no? No? Questa paura del giudizio, di essere giudicati perché fanno il quiz, se sbagliano, eccetera. Invece è proprio un sistema dove io faccio e rifaccio, ed è anche rispettoso della differenza di ognuno, no? Se io ho una difficoltà, non conosco tanto, eccetera, magari rifaccio 200 volte. Magari un altro me ne fa 3 volte, ha capito, è buona, no? Per cui
non è giusto o sbagliato, ma semplicemente dobbiamo avere queste basi veramente acquisite per poter fare qualsiasi, solo il pensiero di dare oltre. Invece quello che succede purtroppo è che si parla e si spara di queste cose, ma non avendo questa precisione. Ecco perché è uno strumento preciso di valutazione se io conosco, se no diventa di nuovo, come dicevamo prima, un grande pozzo di aspettative che magari possono essere fatali per la persona. E quindi avremo impatto emotivo, area cerebrale, cos'è la risposta fisiologica, questi programmi speciali, comportamentali, e quindi anche tutto questo insieme mi permette di comprendere la persona nel suo insieme, e non posso farlo attraverso Facebook, non è possibile. O anche per tante persone si arrabbiano perché io non faccio per Skype. Sì, una volta che ti ho conosciuto, che ti ho sentito l'odore, che ho visto come ti muovi, magari poi possiamo anche sentirci una volta o due per Skype perché hai un qualche cosa da aggiustare, però io ho bisogno di sentirti, a parte che io sono cinestetico, quindi ho bisogno di, no, che è magari un po' più visivo, magari è un po' diverso, però c'è proprio questa necessità di andare a comprendere l'interezza della persona. Okay? E quindi la prima cosa è valutare l'urgenza. Sembra, sì, chiaro, però, no? Quello che pretendiamo di dare a livello della formazione è proprio di apprendere a valutare la reale urgenza. Qui non è una cosa che si impara così sulla tabella, qui è proprio andare a fondo sia della comprensione dei processi in corso, sia poi anche di cominciare a vedere cosa sono le possibilità, no? Reali per una certa situazione. Ecco, e qui naturalmente devo poter riconoscere il reale pericolo e soprattutto io riesco a riconoscere questo reale pericolo solo quando sono sobrio. Se tu una mattina ti alzi, è il seno gonfio, il doppio, no? C'è il panico totale, no? Anche se ho fatto 10 anni di nuova medicina, perché quando è sulla mia pelle poi, la caca, come si dice, ecco. Okay. Per cui questa situazione necessita che io possa avere degli strumenti per con precisione fermarmi e vedere cosa succede. E anche come terapeuta, operatore della salute, medico, no? Psichiatra, cioè come operatore, io devo essere in grado di permettere a questa persona di trovare degli strumenti per poter uscire da questo panico. Perché questo panico ha due effetti immediati e sono molto, molto fisiologici. Uno è l'attivazione appunto di questa, che noi chiamiamo i tubuli collettori renali, per cui questa ritenzione idrica, no? Come ha fatto vedere l'ultima immagine, che siamo nel deserto, per cui dobbiamo trattenere i liquidi perché sennò moriamo disidratati, no? E l'altra, soprattutto con voi che avete il cassone, sapete cos'è il cassone? Quella cosa quadrata, cioè rettangolare lì così, che accendete tutti i giorni e che in pochi minuti vi dà tante di quelle informazioni subliminali che, no? Si chiama TV, ok? Televisione, ok? Invece è teleipnosi, ok? E comunque voi ricevete in un poco, una piccola 5 minuti di pubblicità riceviamo così tante informazioni subliminali che voi neanche vi rendete conto. Dove c'è questa malattia sempre in agguato, che non ho, se non ho 1000 medicamenti, guai, devo essere subito attento a non aspettare troppo perché poi la malattia mi mangia. Quindi quando poi ho un sintomo, in quel momento, no? Soprattutto uno vistoso come un seno che gonfia, tutto questo entra. E io sono nel panico, no? Per cui ho bisogno poi come medico, come operatore della salute, ma anche come partner, figlio, madre di qualcuno che è in questa situazione di angoscia, di permettergli di avere degli strumenti per poter uscire un po'. E questo però deve essere fatto con questo chiaro senso di cos'è la mia
competenza, no? E lo scopo primario è quello di rafforzare in tutti voi la capacità di valutare realmente quello che è il grado di urgenza, no? Però uno non è medico, un altro è elettricista, uno magari, no, è operatore della salute, convinto che i latticini fanno male, no? E, cioè, ognuno nel suo mondo, le sue credenze, ok? Però come faccio a poi fermarmi, svegliarmi e dire, ma un attimo, adesso di cosa stiamo parlando, signore? No? E quando è gonfio, cos'è? Il seno è gonfio, è già cancro al seno, immediato. Dopo magari il medico ti dice, ma no, può essere un'infiammazione, una flogosi, però per la persona stessa è già il brutto male che l'ha già mangiata e che adesso è l'inizio della fine e che deve subito correre i ripari, no? Come veniva fatto con la nuova medicina, ma no, è niente, sei in guarigione, ciao, no? E quella parte che sperava di esserlo lo accoglieva subito a questa frase, ma il 99% che aveva paura, no? Produceva nuove attivazioni, per cui diventava una cosa sconnessa, no? Ecco. E soprattutto io ho bisogno di sapere fin dove sono in grado poi di valutare, no? E allora se adesso viene qua uno con un dito gonfio qua e tocco l'articolazione e vedo che è proprio l'articolazione e poi so che al limite con un dito gonfio non è che uno muore e posso anche dire, vabbè, sì, sei un po' in soluzione, no? Di questa articolazione, sono il cartilagine, posso dire sì, in fase attiva fa un po' di necrosi, adesso ripara, vuol dire che finalmente sei riuscito a fare qualcosa di abilità per, no? Che utilizza questo dito e va bene, e fin lì può andare. Ma se adesso uno mi dice c'ho male allo stomaco, e tu non sei medico, e così dici, ah, è conflitto di rancore nel territorio, aspetta un attimo. Cioè, tu cosa ne sai? Cosa sono gli elementi? Ma così succede, eh? Ok? Per cui siamo veramente in una situazione dove la persona può essere messa anche in pericolo con dei semplicismi che però poi non le permettono di andare a vedere veramente cos'è. Per cui io ho bisogno di acquisire, e con la formazione del primo anno voi avete già proprio tutta una serie di elementi che vi danno già una dritta. Questo però non vuol dire che se io so più o meno cos'è e non sono medico o non sono fisiatra o non sono, no, uno specialista oftalmologo, io posso dirti alcune cose, però avrò bisogno poi di potermi confrontare, no, con un professionista che mi dice non la prognosi maledetta, ma semplicemente cosa sono i fatti reali di quella cosa. Cioè io vado a ricercare, quindi poi, quello che è la realtà, no? Ecco perché io ho bisogno di poter riconoscere il mio ambito di competenza, perché questo mi permette di poi anche riferirmi a dei sostegni validi a lato mio per completare la mia incompetenza. Okay? Per quello che dico, soprattutto è importante, dove sei luce, ecco, di sapere quando non siamo in grado di farlo, okay? Invece di dare risposte. E questo è il lavoro importante che io, chi ha fatto la scuola lo sa, rompo le scatole costantemente, perché questo è la base. La gestione dell'urgenza soggettiva. Come dicevo prima, quando io ho una situazione, questo seno gonfio, allora io posso, e la persona è dentro nell'angoscia del cancro. Adesso il primo sistema sarà quello di cominciare a vedere cosa sono i tessuti nel mio seno che possono, per esempio, gonfiare dalla notte, cioè dalla sera alla mattina. No? E quindi saprò che non è un tessuto ghiandolare che ci mette tanto tempo, ma sarà un tessuto connettivo o saranno una stasi dei dotti galattofori. No? Per cui questa situazione mi fa già differenziare, allora di cosa stiamo parlando, no? E poi posso vedere per ogni singolo tessuto, ci sono le cellule che crescono, le cellule che gonfiano, le cellule che ulcerano, eccetera,
Posso quindi per ogni singolo sintomo poi andare a vedere se con queste cellule che crescono in più o in meno o gonfiano, come faccio a morire a breve. Quindi questa è la valutazione dell'urgenza oggettiva. Una volta però che gli dico, mi dispiace, ma con un seno gonfio così non puoi morire subito, ok? Questo è un'affermazione che lasciata a sé stante può essere pericolosa, perché diceva va bene tutto, no, un attimo, adesso vediamo cosa ti permette a te di tranquillizzarti, di trovare nuove strategie per non recidivare costantemente, come puoi andare tu a vedere, come ha detto giustamente Nick, che sei sulla strada giusta, quindi un seguito medico vigile. Un'ecografia adesso, un'ecografia fra 6 settimane, no? Un'altra, l'astra oggi, un'altra dopo, no? Si parla tecnicamente di T0, T1, T2, cioè tempo 0, tempo 1, tempo 2. E devo vedere che questo non è, non faccio niente, anzi faccio il triplo. No? E in più vado a vedere di permettere a questa persona di uscire un po' da questa situazione di panico generale. E se adesso questa persona che ha gonfiato il seno e si accorge che non è tutto il seno che è gonfiato, ma solo una losanga, una parte, insomma, ecco, sappiamo già che è di un certo tipo, quindi saranno i dotti galattofori che sono in questo momento un po' gonfi, quindi c'è anastasi, quindi c'è un gonfiore, fa anche male, fa fastidio, allora non è più il cancro, ma sono i dotti galattofori. E allora i dotti galattofori sono in relazione a un tessuto, a un'area cerebrale, lo vediamo poi dopo un attimino, e questa precisione già la persona, sempre uguale, con questo seno gonfio, però non è più il panico totale. Abbiamo già cominciato a spezzettarlo un po'. Ok? In più, poi, delle cellule che gonfiano e che fanno anastasi liquida e quindi che mi fa male, no? E che mi dà fastidio, ma non posso morire subito di questo, ok? Però vado a vedere un po' cosa può essere l'inizio, cosa può essere la cosa che permette a questa persona adesso di ridurre. E in più, sempre con il sostegno di un seguito vigile, no? Che va fatto naturalmente nel dovuto modo, no? Per poter vedere se siamo sulla strada giusta. Ed ecco questo. È per noi che conosciamo, come dicevo prima, l'impatto dell'angoscia è essenziale. E vi posso dire che in questi 30 anni che lavoro giornalmente, dando consulenza alle persone nel bisogno con situazioni anche gravissime, che questa possibilità di valutare sobriamente quello che sta succedendo, permettendo alla persona di abbassare la sua angoscia soggettiva, è il 99% del lavoro. Mettiamo il 95%. Altre cose ci vuole un intervento, uno stand. Se hai un dotto pancreatico tutto gonfio, che c'è anastasi pancreatica, è indispensabile un immediato intervento per mettere uno stand, cioè non si discute. Okay? Se uno sta soffocando ha bisogno di essere intubato, cioè, o di avere una, no? Cioè, non si discute di questo. Invece questo è stato discusso appunto da tutto questo ambiente nuovo medicinico che era contro la medicina. No? E questo ormai per noi è storia passata. Noi stiamo solo ancora costruendo un migliore insieme di strumenti per permettere a quella persona di essere aiutata meglio. E se ha bisogno di una chirurgia, benissimo. Se ha bisogno magari di un intervento farmacologico forte, perché in quel momento è in stato d'urgenza, benissimo. No? Il discorso è poi nel concetto della patologia, se io ti dico che un seno grosso è perché il cancro ti sta mangiando tutto, tu non hai più scampo. E quello che succede, come vi dicevo, nel panico grosso, una è quella ritenzione idrica e l'altra è l'attivazione dell'ipotalamo, che è la gestione del nostro metabolismo e che quindi io ho l'angoscia totale di non avere via d'uscita. E se non ho via d'uscita, aumento il metabolismo, perdo peso, perdo magari
15-20 kg in poche settimane, mi dico, ecco, il brutto male mi sta mangiando, sono finito, e quindi ho tutta una serie di angosce in più che mi vengono perché l'informazione non è stata corretta. Qui questa è proprio una parte essenziale del nostro lavoro. In fondo vi posso assicurare che le persone che fossero educate, e lì c'è un progetto in ballo che forse si realizzerà, però anche noi l'abbiamo in mente, il progetto più bello sapete cos'è? È di insegnare queste corrispondenze all'asilo. Okay? E c'è una ragazza che ha fatto psicologia, ha fatto pedagogia e insegnava alle elementari. E c'era, che ha fatto la formazione con noi alle elementari, e praticamente c'erano questi bambini che uno starnutiva e tutti si spostavano, no? E dice, cosa fa? Perché è malato, c'è il raffreddore, no? Lei piano piano ha cominciato a spiegare che quando ha una paura, quando si rilassa, starnuta, no? Fa uno starnuto. Per cui, da quel momento, lei ha cominciato a giocare con questi ragazzi, e alla fine, uno starnuto e dice, maestra, si è spaventato. Ok, no? E alla fine le mamme sono venute a dire, ma cos'è sta roba qui? Perché effettivamente l'ho vista anch'io. E così è cominciato una cosa molto semplice. Quindi il mio sogno, no? Proprio divulgativo dal punto di vista proprio dell'insegnamento, dell'apprendimento, cioè quello che diceva Nick prima, per già dare una credenza che sia utile alla persona da quando è piccolina, no? E anche tutte le mamme, quindi poi tutto, ecco, questo è un po' il sogno del futuro. Okay. Comunque questo è il lavoro più grosso che abbiamo da fare. Quello di permettere alle persone non di metterci il coperchio sopra. Il problema è stato fatto quello che tante persone che si sono occupate di leggi biologiche, nuova medicina, hanno voluto mettere il coperchio sopra la pentola che bolle. Ma non è niente, tanto stai guarendo. Col cavolo. No? Per cui a volte per alcuni andava bene che una cosa non era troppo grave e se andava. Ma se c'era una situazione con recidive e con situazioni fisiologiche e, no? importanti, questo diventava fatale. Okay. E l'altra cosa che noi proponiamo è proprio, come vi dicevo, questa intervento a 360 gradi. Per cui, chiaramente che io, come primo passo, devo poter comprendere che i sintomi, ogni sintomo è diverso, cioè è separato. No? Se uno mi dice, c'ho la poliartrite reumatoide, ok, ma c'ho male dappertutto. Proprio vi dico, l'altro giorno sono a Verbania, la consulenza, la signora dice, c'ho male dappertutto. Dico, no, dove c'è male? Alle anche e alle ginocchia. Ok, boh, ok. Però aveva ricevuto la diagnosi di poliartrite. Da poliartrite non hai scampo, tutto. Adesso ha male, qui e qui. Però più alla destra che alla sinistra. Che brava sta poliartrite, fa delle differenze. Okay. Per cui vado a cominciare a dire sintomi diversi. Ognuno di questi ha la sua eziologia, cioè il non farcela per il papà, per la mamma, starci dietro al papà, starci dietro alla mamma, poi a tutti quelli dopo, quindi sono tutte cose diverse. Sono aree cerebrali diverse che dirigono queste articolazioni, per cui comincio a separare queste cose e a quel momento, come operatore, io, avendo tutti i processi separati, per ognuno potrò trovare la cosa specifica che gli fa bene. E allora magari uno basta la pomata, perché adesso qui in soluzione, quell'altro so che deve cominciare a trovare una soluzione con la madre perché continua a recidivare, perché sennò gli metto la pomata ma non gli serve. Quindi a seconda di dove sta e di come sta vivendo questa roba, ecco che il mio intervento diventa efficace, mirato, e non rifugo da nessuna possibilità che può aiutare questa persona. E allora può essere un intervento semplicemente chirurgico, può essere un intervento di una strategia breve, come si dice, no? Di far cambiare la percezione a questa persona, oppure sono interventi magari dove io ho proprio da andare a lavorare sull'onda di fondo, cioè quello che mi spinge da quando sono piccolo così per andare avanti.
chi è stato l'anno scorso, ma sono pochi, comunque quello che viene parlato di HS, shock inaspettato, in effetti noi non facciamo uno shock a 5, 10, 15 anni, DHS, scusate, ma noi abbiamo già attivato tutte le nostre situazioni inaspettate già nel ventre della mamma, nei primi mesi di vita, poi nei primi anni c'è ancora qualche aggiustamento, ma diciamo che il grosso è fatto, no? E noi abbiamo, no, pensate, la mamma è incazzata, stringe i vasi, io sono dentro e mi manca l'ossigeno, mi manca da mangiare, quindi dopo divento fibrocistico, no? Ok? Poi mi dicono che c'è una malattia, però in effetti è perché sono, perché tra l'altro lo stesso, no, magari ho il bimbo che stava sotto, gemelli, no? Magari lo stesso uovo, monozigotico, quello che stava sotto, che era un po' più schiacciato, viene fuori fibrocistico, quell'altro no. Poi la risposta approssimativa è naturalmente, ah, lui è portatore sano, quello che non ha niente, quell'altro invece è. Però dico, in effetti sono situazioni che noi abbiamo già vissuto nel ventre della mamma. E poi appena nati, dice, no, c'è la mamma che litiga con papà, la nonna che ci vuole rubare dalla mamma, il fratellone che ci caccia il dito nel naso, sono quei due, tre, ma, insomma, abbiamo tutte queste robe, quindi tutte queste situazioni inaspettate, una musica forte, un grido forte, una luce forte, no? Ecco, sono tutte attivazioni che hanno attivato le aree cerebrali, per cui a un anno di esistenza, 4-5 mesi di vita, sono ben poche le aree che non hanno avuto un imprinting, no? E noi tutta la vita andiamo a riattivare, in base a quello che assomiglia a una situazione che ho vissuto da piccolino, vado a riattivare la stessa area cerebrale e la stessa risposta organica, no? E poi ho già detto quella cosa del limone, no? Quando io non mi ricordo di quando ho mangiato la prima volta il limone, però basta, se io vedo la parola limone non succede niente. Ma se io immagino di morsicare il limone, o vedo Mr. Bean che sta mangiando, mi viene l'acqua in bocca, perché mi ricorda immediatamente. Per cui ognuno di questi interventi dovrà essere all-rounding, no? E quindi avrò, primo, urgenza oggettiva, secondo, urgenza soggettiva, terzo, cosa, diciamo, l'origine da cui scaturisce questa mia sensazione e cosa posso fare oggi di meglio per avvicinarmi a altre strategie, avvicinarmi a me stesso. Questo vale per tutti, sia per l'operatore, sia per il medico, perché anche il medico, lui, non, qui non c'è nessuna contrapposizione, il medico con queste conoscenze riesce a avere una paletta di possibilità e una comunicazione molto più efficace, molto più mirata, molto, come ha detto anche Monique, con questa conoscenza riusciamo a essere molto più rapidi nel sapere cosa succede, ho bisogno molte meno investigazioni invasive per sapere cosa sta succedendo, questo non esclude che magari in qualche esame puntuale lo devo fare perché devo sapere esattamente di cosa stiamo parlando, però non è più quella roba che ti do il protocollo di 25 esami da fare, uno più invasivo dell'altro, per sapere cosa hai. Okay. Per cui questo è una cosa. E alla fine, come dicevo, quello che ci interessa è questa, tornare a questa possibilità che la persona ha di ascoltare se stessi. E dove ogni sintomo diventa un linguaggio. No? E come diceva anche Nick, non è più una semplice sfiga, non è più un semplice disastro oppure una malattia che mi è arrivata addosso, ma questa situazione mi dice qualcosa. E per cui da questo noi possiamo cominciare a costruire, andare avanti.